Oggi vediamo i difetti della mia Dacia Jotter. Jotter. Come cazzo la si pronuncia? Allora, come ho fatto vedere già nel video precedente, la macchina è bianca. E ecco, e come vedete sono al sole, sono in giro e ragazzi, io ci sono andato in giro un poco e praticamente sulla plastica nera questi prodotti qua, cioè questa roba qua rimane e un po' si va a rovinare. Questa è l'unica pecca per quanto riguarda qua, non so che cosa cazzarola è successo, penso che siano gli spruzzini dei tergicristalli, lo andremo a scoprire quando la laviamo. Come vedete cioè è devastata, ci sono andato veramente, ho fatto un viaggio Roma-Viterbo, cioè questa è la situazione. È bianca, essendo bianca hai praticamente il colore che, raga, cioè apri di cielo, devo pulirla ogni 3 secondi sta macchina. Adesso andiamo a vedere l'interno della macchina per farvi vedere 2-3 problematiche che ho riscontrato nel viaggio, nella tenuta e in quello che facciamo tutti i giorni. Come vi ho detto, la mia macchina ha la chiave wireless in sostanza, quindi se io non mi avvicino lei non si apre e dovrebbe essere chiusa. Ora facciamo un test, quindi la mettiamo qui e come vedete la macchina è chiusa. Ora riprendiamo la chiave e come vedete già si è aperta. Andiamo ad aprire e all'interno abbiamo questa situazione qua. Ora andiamo a vedere le piccole problematiche. Perché vi parlo proprio della chiave? Il problema della chiave è un grande problema. A me mi sono venuti circa 3-4 infarti. Perché questa chiave qua noi non siamo abituati a prendere e a metterla praticamente nella seduta. No, uno prende, infila la chiave, gira, no? Quindi tu ce l'hai in tasca. Molte volte, essendo inverno, io ce l'ho in tasca. Ma che cazzo? Essendo inverno io ce l'ho all'interno del giaccone. Ora che succede? Io il giaccone lo metto di solito dietro perché stando qui davanti mi è scomodo. Ma proprio mi è scomodo stare qua col giaccone. Quindi la chiave rimane dietro e mi è successo 2-3 volte che la macchina si è spinta perché non riceveva il segnale da questo. Perché sì, è all'interno, ma io vi faccio vedere una cosa. Adesso io accendo la macchina e vediamo che cosa succede. La chiave ce l'ho qui e in teoria dei casi la macchina dovrebbe suonare adesso. Perché questa macchina è molto bastarda e sa che sto facendo questo video. Non suona. Ecco, la chiave sta qua e lei è ancora accesa. Lo fa apposta, te lo giuro, lo fa apposta. Perché quotidianamente questa macchina, oh, l'ha fatto. Sentite questo clacson qua. Lo fa se per caso la chiave sta fuori dalla macchina e voi non siete alla guida, specialmente se la macchina è accesa. Riguardando il video ho notato che ho detto una cavolata, perché se io sono fuori dalla macchina e anche durante le registrazioni è avvenuto, la macchina non si è spenta eppure il suono l'ha fatto. E questa cosa l'ho fatta anche questa mattina, ma questa mattina mi sono allontanato di tanti metri dalla macchina e praticamente la macchina l'ho ritrovata che suonava, cioè ma non si era spenta. Quindi per qual motivo mi si è spenta nei due viaggi che ho fatto, che ho detto? Forse una risposta ce l'avremo grazie a Fulvio, perché lui mi ha mandato un vocale. Vediamo un attimino dopo che cosa ci dice. Ora ritorniamo, se no questa stronza si incazza. In teoria di logica la chiave deve essere messa proprio qui al posto suo qua. In teoria, non ho capito dove, però io qua vedo il segnalino, come vedete, della chiave e io deduco che deve stare qua. Boh, non lo so, dentro la sede qui si scoprirà presto. Insomma, sta chiave quotidianamente o ce l'ho là oppure non ce l'hai, ti prende un infarto di quelli stratosferici e la cosa non è per niente bella. Piccolo difetto sono questi poggia testa, ragazzi, questi poggia testa qua non so per qual motivo l'hanno fatti così, ma non sono comodi. Cioè io mi appoggio per dormire, ci sta, va bene, molte volte io dormo in macchina perché devo fare delle cose, quindi un'oretta, due orette me le schiaccio in macchina. Appoggiandoli qua così, cioè io mi sento un cuneo, oppure cioè non è comoda la seduta, non mi agevola. E poi, ma scusatemi, ma questa parte qua, ma perché così?
Cioè, non l'ho capita. È carina, ci mancherebbe, un design differente, però boh, non mi piace minimamente. Un'altra cosa poi è la radio. Ora, io grazie a un video che adesso vi metto qua nelle schede sono riuscito a installare CarTube all'interno. CarTube è un'applicazione che ti consente, tra virgolette, di prendere e di utilizzare YouTube in macchina. Mi raccomando ragazzi, utilizzatelo soltanto per i bambini, come io ho una bambina. Non fate cavolate che vi mettete a guardare i film o cose varie, perché è illegale. Però io, avendo una bambina, io guido e mia figlia si guarda il cartone. Quindi ho installato CarTube, all'interno c'ho tutta la roba dei bambini. Vediamo un film, una cosa di Darietto, e come vedete va tutto quanto. Buongiorno a tutti ragazzi, giubilo in tutto il regno, perché io e Monica abbiamo da dirvi una cosa. Bene, ora senza che vi faccio vedere tutto il video, però rimane il fatto che è buono. Ma perché? Che difetto ha questa cosa? Ecco, proprio questo. Io sto in macchina, sto luci spente, destra e manca, e lui prende e dice: guarda, per preservare la batteria il sistema si spegnerà. Ma se io premo, non c'è modo di fermarlo, non c'è niente, si spegne. Io per bloccarlo devo prendere, accendere per forza la macchina, altrimenti col cavolo che va. Cioè, questa è un po' una stupidaggine. È vero, serve per preservare la macchina e tutto quanto e tutto. Però, se io voglio tenere la radio accesa come nella mia vecchia macchina, ma io la tengo accesa, ma che me ne frega a me? Sono problemi miei se io voglio prendere e lasciare la radio accesa tutta la notte, ok? Può succedere per dimenticanza e ci siamo. Ma secondo me dovrebbero attivare una funzione, penso che ci sarà, non l'ho mai testata, che quando io mi allontano con la macchina con questa qua, questo si spegne tutto. Quindi la preservazione sta in questo, ok? Tu dici: ma ti sei dimenticato la chiave in macchina? Ho capito, ma sei scemo. Ora, un altro piccolo difetto che vi voglio far vedere, che secondo me potevano benissimo risolverla al momento della consegna della macchina, è proprio questo: i fari. Ora è giorno, mi dispiace che non riesca a farvi vedere bene la cosa, però cercherò di impegnarmi. Allora, noi abbiamo qua sopra il LED, ok? Voi lo vedete perché è quello che lampeggia, perché le fotocamere non riescono a flickare diversamente. E poi abbiamo l'abbagliante giallo. Ora, il costruttore, quando me l'ha consegnata, mi ha preso e mi ha detto: guarda, l'abbagliante, allora spengo perché sennò poi rimango a piedi, guarda, l'abbagliante praticamente è giallo per il semplice fatto che se no bianco su bianco tu non vedi. Io lì per lì l'ho guardato e ho fatto: ah. Ora io nei commenti voglio chiedervi: è vera questa cosa? A me è una stronzata, perché ci stanno tante altre auto che hanno, tra virgolette, l'abbaglianti, quelle allo xenon o bianca, cosa vai? Au, si vede il paradiso quando accendono tutto. E non mi pare che non ci sia questa cosa. Raga, qua le cose stanno un po' a zero. Sostanza mi ha detto una stronzata. Però va bene così, cioè, le cambierò più avanti, sperando che non avranno un problema all'interno della centralina. Perché in una vecchia macchina che io avevo, avevo cambiato le luci e mi ha dato il problema della centralina. Era punto, mi pare, non mi ricordo qual era. Un altro problema che ci ho avuto è stato proprio quello della GPL. Ora io non so se è stato dovuto dal fattore del pezzettino che avevo messo, della riduzione antisuono della cintura che avevo messo nel sedile. Raga, io ho avuto questo problema. Allora, che succede? Sono andato al benzinaio, io sono tre volte che metto il pieno e tre volte che metto GPL soltanto, benzina ho messo soltanto la prima volta. Quindi che succede? Vado, metto il pieno, accendo la macchina, serbatoio ancora con due tacche, cioè non si era aggiornato. L'ho spento, l'ho riacceso due volte la vettura, niente, la vettura ancora con quel problema là. Ho detto: vabbè, aspettiamo un attimino. Sono preso, sono andato e ho avuto questa cosa qua che dopo un po' si è aggiornato. Ora, so che i galleggianti hanno dei difetti, però cazzo è nuova. Però cavolo, è nuova. Non mi pare che no, che uno tra virgolette deve prendere e avere questi difetti se è nuova. 17.000, tra cui 30.000. Boh. Un altro piccolo difetto è qui nell'area del portabagagli. Innanzitutto guardate quanto è grosso il portabagagli, è gigantesco. Quello che io ho riscontrato è questo: quando io metto questo qua, qualche volta, non si sa per quale motivo, la cintura, questa parte qua, ok, quando la vado a fare, bam, mi fa così. Ora, avevo messo questa cosa qua, ma anche mettendola
Vedete? Mi acchiappa il tutto. Dice, allora sei tu, sei scemo tu. Ora vi faccio vedere. Io faccio così. Vedete? Me lo acchiappa. Me lo toglie. Mi si rinfila. Ora lo rimetto qui. Guardate. Vedete? Me lo acchiappa sempre. Ora, trovate il trick, trovate la soluzione. Cercate di sistemarlo, grazie. Altro piccolo problemino. Allora, praticamente quando voi avete un passeggino, cioè la seduta del passeggero, che succede? Succede questo, che voi non potete aprire questi qui. Praticamente io tiro su, apro e non si apre. Quindi io non posso buttare giù, e se ho una macchina a 7 posti con un seggiolino non posso utilizzare i due posti da dietro per prendere e far salire la gente. Altra cosetta, i tavolini. Se io ho mia figlia col seggiolone, ecco, guardate quanto pelo pelo bisogna andare, e mia moglie sta molto avanti con il sedile, probabilmente sta schiacciata. Normalmente lei, se per caso deve tornare indietro, ragazzi, allora, a parte il fatto che, ecco, i bicchieri già non li possiamo più mettere perché, vedete, non si apre minimamente. Zero. Trovassero un modo per l'apertura del tavolinetto affinché possa essere aperto con un seggiolino. Non pensare soltanto a sedute senza il seggiolino. Per qual motivo vi dico questo? Per il semplice fatto che fino a 12 anni tutto lo tiene. Quindi è legge, vedete un po' voi. Altra cosa che io avevo della vecchia Dacia, della Logan, era proprio una cosa comodissima, cioè questa. Ora spero che sto inquadrando. Questa qua, eccola qua. Non c'è la possibilità di regolare la cintura di sicurezza. Ecco, in quell'altra macchina io avevo lo slider che mi permetteva su e giù di prendere e abbassarla, alzarla. Qui sei obbligato ad averla a questa altezza. Ora è alta, ci mancherebbe. Però ecco, già a una persona un po' più minuta la cintura gli arriva qua e gli sega il collo. E questo è un altro piccolo difetto. Piccolo difettuccio per quanto riguarda l'aria condizionata. Allora, non l'ho studiata, ma io non penso che uno deve studiare l'aria condizionata per come funziona. Cioè, metti auto e lui disabilita l'aria condizionata. Cioè, non c'è possibilità di non avere l'aria fuori? Cioè, l'aria condizionata non si può mettere. Ora, mettiamo la voglia al massimo, metto auto. In teoria tu mi devi dare l'aria bollente anche dall'aria condizionata, non per forza da fuori. Altra cosa, quando vado a prendere, a sbrinare, velocità massima, non so che gradità, ma io mi devo chiappa tutto lo smog del mondo, perché appena faccio così, bam, mi disattiva questo spannamento automatico. Ora non so che cos'è, che cosa non sarà, però ci sta. Boh, sono cose che non ho compreso io. Diciamo che questo non è un difetto, ma non lo capisco. Qualcuno me lo spiega sotto nei commenti, sono felice, grazie. Altra cosa, raga, io so che praticamente questa qua, nella versione quella un po' full, ci sta una seconda entrata dell'USB. Ora, per sapere se è predisposta, io dovrei togliere questa placchetta qua. Però per toglierla bisogna rovinarla, ok? Senza rovinarla, voi sapete se per caso c'è il filo predisposto? Così compro l'USB e ce lo metto. Questi qua sono dei piccoli consigli che io dare, consigli, difetti che io ho riscontrato sulla mia vettura. Scomodi, non comodi, difetti veri e propri, tester manca. Mamma Dacia, se vuoi prendere questo video come spunto, a me fa piacere, altrimenti te becchi i difetti e ti becchi gli insulti e basta. Naturalmente si scherza. Mi stavo scordando una roba. Ho parlato con un collega che c'ha la macchina tua, ma a caso, non è che lo conoscevo. L'ho fermato a un posteggio, gli ho detto: oh, ma insomma, come va sta jogger? E lui mi fa: lascia perde. Ho detto: in che senso? Lascia perde un sacco dei problemi. A 80.000 km spacca la turbina. Poi sto combattendo da quando l'ho presa con i fari a LED che iniziano a sfarfallare. Mi ha detto un'altra cosa che era la frenata assistita che sbrocca, e ha detto lascia sta. Questa addirittura versione benzina GPL come la tua, quindi non la versione ibrida. Sono rimasto un po' male, sono sincero, però ci ho parlato tipo 2-3 sere fa, quindi poi mi sono scordato a dirtelo. Tanto a corte che potrebbero succedere queste cose. Ragazzi, se ci sono altre problematiche, altri difetti, altre cose che riscontrerò nella macchina, farò un video aggiornamento, ma per ora credo che sia il tutto.
Con questo video è finito, ci vediamo nel prossimo appuntamento. Io ti invito a lasciare un bel like, a commentare se per caso hai condiviso o condividi qualche cosa che ho detto nel video. Condividi il video e ci vediamo in un prossimo appuntamento. Ciao!